Buonasera amici, benvenuti nel mio 98esimo giorno di dieta. Come sapete, ho ripreso il piano alimentare che mi ha permesso di perdere 30 kg in un anno. Questa mattina colazione salata, latte e caffè freddo e due toast integrali ai semi fatti in friggitrice ad aria con una fetta di formaggio e due fettine di affettato di pollo. Non ho calcolato bene i tempi, infatti si è un po' seccato, però era buono lo stesso, era crunchy. Mo va de moda. Questa è stata la mia colazione. Per pranzo non avevo assolutamente voglia di fare tante cose, anche perché ho cucinato già sugo e pasta ai bambini e poi faceva anche allo, mamma mia. Quindi un'insalatona gigantesca, buonissima, con verdura, con insalata, pomodori, gamberi, eccetera, eccetera. Ho fatto anche la ricetta, più tardi o massimo domani ve la posto. È facile, veloce e buonissima, ottima per quando fa caldo. Per cena mi sono preparata un bel piatto di pasta, sia per me che per mio marito. Lui le tagliatelle perché gli gnocchi non gli piacciono, porello, non capisce niente, con funghi e spinaci. Questa salsa non è panna, ma l'ho fatta fare con brie, formaggio brie e latte, un pochino di latte. L'ho fatto fondere fino a che è diventata una crema e poi ho mischiato tutti gli ingredienti ed è venuto questo. Buonissimo, poi oggi domenica, la festa della mamma, quindi ci voleva un bel piatto pieno di cose buone. E che fai? Domenica, festa della mamma, non ti fai un dolcetto dopo? Eh sì, però per non esagerare troppo ho fatto una banana di viso tuo e l'ho fatta anche per mio marito. Yogurt bianco, marmellata, frutta sopra, granola, raga, è buonissimo. Questo va bene sia come merenda, ma anche a colazione adesso che inizia a far caldo. Buonissimo, c'è tutto quello che vi serve. Top. Ciao.